dalle società cooperative per arrivare poi nel mese di luglio 2017 all'applicazione del contratto nazionale cooperazione alimentare per tutti i lavori impiegati nelle cooperative. Un miglioramento graduale fra marzo e novembre 2016 delle retribuzioni per i lavoratori sino al 40% in più rispetto ai livelli attuali. Il lavaggio degli indumenti degli operai a spese dell'azienda. In si fatto contesto posso comunque assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda e adotterà i provvedimenti sanzionatori qualora dei predetti accertamenti emergessero violazioni di legge. È evidente che è un settore, diciamo, si è risolto una, diciamo, il problema di un'azienda, un ma il settore che oggi soffre di questa crisi è un settore importante, soprattutto in quell'area, e che eh, io mi impegno a seguire con attenzione nel, nel futuro. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Baruffi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Ringrazio Presidente. Io ringrazio il sottosegretario Cassano non solo per aver richiamato puntualmente diciamo, il dipanarsi della vicenda a cui l'interpellanza fa riferimento sulla vertenza specifica di Castelfrigo, ma anche per aver riportato due elementi che considero essenziali. Da un lato, quanto registrato nella sua attività di, di, di controllo mai sufficientemente ringraziata da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, che svolge un ottimo e imprescindibile lavoro sul territorio, con le infrazioni che sono emerse e sono state denunciate, come ricordavo appunto dalle autorità competenti, il sottosegretario Cassano le ha elencate con più dovizie di particolari, e dall'altro lato anche quelli che sono i positivi il giudizio di valore lo aggiungo io, naturalmente termini dell'accordo che sono stati sottoscritti tra le parti, con ehm, il supporto eh, da parte delle istituzioni eh, competenti, cioè della Prefettura di Modena e della Provincia. Sono termini che io considero qualificanti e, come dicevo nell'illustrazione del testo, io credo premessa per far compiere un passo in avanti a tutto il sistema. Credo che oggi la nostra attenzione vada portata qui e, per farlo, naturalmente servono diverse cose una è essenziale è quella che ricordava il sottosegretario, cioè un monitoraggio attento dell'applicazione dell'accordo, perché quanto faticosamente pattuito dentro eh, quel testo sia oggetto obiettivamente di un cambio della condizione dei lavoratori e delle relazioni sindacali relazioni sindacali indispensabili per ripristinare una qualità di lavoro e una competitività, io credo, anche del sistema. Dall'altro lato, però insisto su questo secondo aspetto c'è necessità di uno sforzo proattivo da parte di tutti, ivi compresa la politica, e non solo delle istituzioni locali, perché un passo avanti più generale sia compiuto, perché tanti lavoratori, tante lavoratrici sono soprattutto uomini, diciamo, quelli occupati nelle cooperative di facchinaggio, ma sono gli ultimi, gli ultimi dal punto di vista sociale, trovino voce, trovino voce, rappresentanza anche dal punto di vista politico e la garanzia del diritto. E quindi io credo che occorra sviluppare un lavoro, io colgo positivamente, in questo do un giudizio positivo e mi reputo soddisfatto dall'impegno che ha preso il sottosegretario diciamo, un impegno crescente da parte del Governo e del Parlamento perché a queste parole, a queste intenzioni, si dia un corso. E eh, voglio stare su tre concetti per concludere, li ho, ho in qualche modo accennati nella, nella premessa, li, li, li richiamo nella conclusione. Ci sono almeno tre questioni, tre grumi problematici, sui quali le istituzioni, la politica e lo stesso Parlamento possono dare un contributo positivo. La prima L'applicazione di una clausola sociale nei cambi di appalto è questione complicata, problematica, lo abbiamo affrontato di recente nel nuovo codice degli appalti e nella delega conseguente, abbiamo introdotto questa possibilità, ad esempio nel settore delicato del call center. Io credo, senza automatismi, naturalmente, senza pensare che questo possa risolvere tutto, che questo possa essere un campo su cui esplorare, mettere in campo sicuramente la capacità di relazione tra le parti sociali per divenire anche per via, diciamo, ehm, di concordato a una clausola generale di questo genere, è impegno del patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna promuovere ed estendere questo istituto e io credo che anche il Parlamento e il Governo possano dare un contributo da questo punto di vista. La seconda questione attiene ai profili di responsabilità. È stata oggetto di diverse iniziative normative, diciamo la materia, oggetto anche di cambiamento nel corso del tempo, io credo che sia opportuno fare in questo caso, in questo comparto, in questo settore, uno zoom, un approfondimento per capire se la responsabilità solidale che lega l'azienda committente e il soggetto appaltatore sia sufficiente se sia tale da garantire tutti gli istituti che la norma riporta e comunque un corretto svolgimento di lavoro che avviene guarda caso dentro lo stesso stabilimento. E infine, io credo che occorra un salto di qualità anche dal punto di vista della gestione e della disciplina del settore della cooperazione. Ce lo chiede la cooperazione stessa c'è un'iniziativa legislativa, un'iniziativa popolare, sviluppata dalle tre centrali cooperative maggiori che oggi chiamiamo alleanza cooperativa, che punta proprio a questo, a dividere ciò che è buono da ciò che non è buono. E io sono contento che per prima sia la cooperazione a porsi questo problema. E però penso e credo che il legislatore da questo punto di vista debba essere sufficientemente reattivo. La proposta è stata affiancata da altre presentate in Senato. Io credo che da questo punto di vista un ulteriore salto di qualità si possa fare. Valuterò se presentare già nei prossimi giorni un'iniziativa in commissione, una risoluzione per provare a mettere a fuoco questi elementi con cui, in un qualche modo, provare a sollecitare il governo su alcune questioni specifiche che, rispetto dell'autonomia, lo ripeto per la terza volta, Dell'iniziativa delle parti diano però da parte delle istituzioni della politica quel contributo necessario per la competitività del sistema, per la legalità, per la corretta applicazione dei contratti, per il rispetto dei diritti dei lavoratori. La ringrazio, sottosegretario e grazie, presidente. Grazie a lei, ne approfitto per salutare gli alunni docenti dell'Istituto comprensivo statale Neogolino Visconti, plesso Emanuele Gianturco di Roma, che sono presenti in tribuna. Ovviamente. È giusto spiegare ai ragazzi che siamo in una fase non di votazione, bensì di eh, illustrazione e replica sulle interpellanze urgenti e quindi sono presenti in questo momento eh, i deputati che eh, pongono delle domande al governo e i rappresentanti del governo. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.273. Dei deputati Labriola e Pisicchio concernente intendimenti del Governo sui progetti a favore della città di Taranto anche alla luce dell'istituzione della Sovrintendenza Archeologica Unica Pugliese. Do la parola all'onorevole Labriola per illustrare la sua interpellanza. Prego. Grazie Presidente, Sottosegretaria. L'interpellanza urgente che sono oggi ad illustrare ha come obiettivo la verifica delle intenzioni del Governo nei confronti della città di Taranto e di tutta l'area tarantina, In realtà colpevolmente martoriato.